Questa è località Le Piagnole. Ci dovrebbe essere una chiesa, stiamo cercando quella. Ci si arriva con un sentiero che non è proprio facilissimo, è breve ma intenso. E qui, questa zona non era segnalata da nessuna parte, l'ho scoperta casualmente. L'ho scoperta casualmente, invece è molto interessante. È molto 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 interessante. Ecco, qui c'è la classica dispensa incavata sul muro, immancabile. Questo era il pavimento in travi di legno ricoperto con delle lastre di pietra. Muratura sembra secco. I piagnolesi non ci sono più. Contadi! C'è il vi? Eccolo il vi! C'è il vi qua! E ci sono pure entrati, quindi entro anch'io. Contadi, qui c'ho gli sfullati, come dice Montesi. C'è qualche sfullato. No, che spettacolo questo. Sto posto qui è veramente spettacolare. Lì c'è. Madonna mia, che spettacolo. C'è un vecchio lavandino. C'è un vecchio lavandino. Quelli di pietra. Il camino. Però dovevano fare una bella vita questi piagnolesi. Continuiamo l'esplorazione di questo borgo rurale. Non c'è menzione da nessuna parte, né sul web né in qualche blog, nulla di nulla. È noto con un altro nome, boh. Io sono stato portato quassù, per il semplice fatto che era segnalata una chiesa e basta. Invece c'è proprio un caseggiato. Cerchiamo la chiesa. Guardate qui che bel panorama che si apre. Quello credo sia il Monte Coloreta, o Coloretta, che dir si voglia, ma non ne sono sicuro. Qui c'è un dettaglio interessante, un cisternone. Ho un po' paura perché è gigantesco. È praticamente gigantesco. Ora. E ci sto praticamente camminando sopra. Ecco, vedete, qui c'è il basamento. Qui c'era, ecco qua, c'era la fune per calare il secchio. E ora andiamo a cercare questa benedetta. Se la troviamo, riscendiamo verso il paese. Volevo chiedere informazioni a qualche piagnolese, ma si sono dati tutti a gambe, qui non c'è rimasto nessuno. Che poi vedete qua. Questa qua in realtà l'hanno ristrutturata non tantissimo tempo fa, però poi non hanno finito i lavori perché qui è venuto giù tutto.
c'è anche la parte bassa del paese, c'era una strada che scendeva anche bella bella ripida, però ovviamente è tutto in rovina, è anche inutile proseguire. La chiesa Google Maps me la dà qui sopra, quindi devo risalire. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Abbiamo... È anche aperta. C'è nessuno? Vediamo se c'è qualche animale. Qualche nido di calabroni. O roba simile. Io ovviamente evito di andare verso il basso, ma insomma qui qualcuno qualcosa ci porta ancora. Qui c'erano, non so se c'erano degli affreschi. Ovviamente non c'è più nulla, c'è un tetto che sta per venire giù. Allora, diciamo che non è nulla di notevole, ma è notevole il posto dove l'hanno costruita, perché siamo, ora non so che quota saremo, ma siamo saliti molto per arrivare qua. Siamo, vedete che ci sono, c'è una, alle mie spalle c'è una vetta rocciosa, per cui qui qualcuno mi ha parlato di un castello, non so se è questo, ma penso di sì, il castello delle Piagnole, e verosimilmente è per questo che avevano costruito così in alto, per ragioni difensive. E niente, abbiamo visto la chiesa, abbiamo visto il paese, quindi io lo definirei a pieno titolo un paese fantasma, perché insomma se c'è la chiesa ci sono, abbiamo visto almeno 5 o 6 strutture, per cui un paese fantasma non segnalato da nessuna parte.